tacchini, apparecchiavo, sparecchiavo, nonostante venisse la signora, voglio dire, ha detto a questo no, però io sono fissato perché sono donna salentina, la devo donna apparecchiare, sparecchiare. Una donna da sposare, sai cucinare. Esaurita. Sì, mi piace molto cucinare. Il tuo piatto? Ti quello piace che, meglio? La pasta con gamberetti e zucchine, saltate alla vodka. Yes. Saltate alla vodka? Yes. Il tocco in più. Il tocco in più, e il più disordinato chi era lì in casa? Ma da Stefano, Pier Davide, un po' tutti. Pier Davide, perché Pier Davide è sì. Sa di quello che, capito, è lì nel suo mondo, no? Sì, lui è fantastico. E più rompi scatole? No, no, eravamo tutti abbastanza delle persone decenti, sì. Ok. Sì. Nell'album, cosa facciamo? Mettiamo adesso il disco, mi sa che siamo un po' in ritardo. Lo mettiamo lo stesso? Chiedo conferma, possiamo mettere? Ok. Allora, mettiamo il disco, secondo me è il disco dell'estate, perché d'estate parla? Sì, secondo me pure, guarda, potrebbe essere il prossimo magari. Ah, ok. Aspetta che entra proprio in diretta live, siamo a casa, entra Alan Palmieri, il direttore. Ciao, salve. Ciao, salve. Lui continua i singoli, continua a chiamarli dischi. Dischi, sì, non ho capito. Perché lui lavora in discoteca. Sì. Allora compra ancora i dischi in vinile. Così. Scusami, si chiamano singoli. Per disco si intende l'album, ok? Scusa. Una romanzina in diretta fa sempre bene. Tu sei uscita dalla scuola, io ci sono ancora a scuola, capito? Allora, il singolo... Che sì. Abbiamo scelto insieme, si chiama un si chiama sogno a costo zero. Che è il singolo dell'estate, sentiamo. Ho preso l'abitudine di non stare a pensare. L'aspetto delle cose cambia visto da un balcone. Mi trovo in disaccordo col mio stato di coscienza. Lo sai, il mio amico è morto e ancora sento la presenza. E tiro, 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 tiro l'acqua al mio mulino. Sognando che quest'anno sia l'inizio del futuro. Il buio anche ai miei anni a volte può fare paura. Amore a profusione già l'inizio della cura. Mi aspetto di parlarci senza dire una parola. Attorno all'illusione che cambiare sia importante. Ma in fondo l'abitudine è in sé rassicurante. E guardo, mi distrago, poi riguardo tutto intorno. Mi sai, tutto sommato, non è un male se ritorni. Ma devo stare attenta a non scordarmi di giocare. E a diventare grandi ci fa presto a farsi male. Vale l'estate, corre come un treno. Tutti a prenotare per un sogno a posto zero. Costo zero, il singolo, non il disco. Presunto dell'estate. Mi dicevi prima del fuori onda, hai già in mente di girare il video
qui, sì, qui, sì. A casa tua, insomma, nel Salento. Sì, sì, vediamo se riesco a realizzare anche questo sogno a costo zero, questo video. Questo, l'estate come un treno, dice la canzone, certo. Uno cerca di accaparrarsi il posto giusto a costo zero. A costo zero. Gratis. C'è l'idea di un'estate vissuta così, bella. Sì, perché la vita va vissuta così. Non so cosa farò domani. No, giorno dopo giorno, sì. Si dorme, amici, si dorme. Risellata. Senti, io volevo anche sapere un pochettino, no? Come ogni artista, come ogni cantante, anche tu avrai le tue canzoni preferite, i tuoi artisti preferiti. Una playlist, ce l'avrai un lettore iPod, qualcosa del genere? Ultimamente in giro no, però vabbè. Sul mio iPod c'è tanto reggae, ci sono sicuramente su Sound System. I Negramaro, per la classe, è vero, non è una boiata. Mi porto certo. In giro gli amici, certo. Alessandra. Certo. Quindi questo è il mio iPod, molto reggae. Tra l'altro fortunatamente abbiamo sì. Un artista per ogni genere quasi, no? Sì, sì. Alessandra, beh, in questo momento è pop, io sono tra l'altro convinto che prima o poi verrà fuori la sua anima. Lei, fortissimo. Ma tu ti immagini un duetto io e Alessandra? Sai che può venire di chiamarla Alessandra? Vabbè, dai, prossima volta. Secondo me potremmo fare veramente una roba fantastica. Certo. No, però sinceramente la musica che ascolto quando sono in giro è il reggae. Io sono malata di reggae. Proprio tanto, non si direbbe, però sono molto reggae. Venendo dalla Giamaica d'Italia. Sì, dancehall, appunto, tutta sta roba. Bello. Vabbè, fai una cosa, visto che non abbiamo neanche salutato tutti gli ascoltatori che hanno scritto, non abbiamo più tempo. Fai un saluto generale a tutti quelli. Amici, grazie di tutto, veramente, vi voglio bene. E noi ci becchiamo, ti strappo un'altra promessa. Ci ribecchiamo tra un po' quest'estate, questa volta magari o sul palco del Battito. Ma magari, te l'ho detto, li ho visti sempre da casa io le puntate, ma ci voglio stare io su quel palco. Mi ricordo di te, di Ara. No, io ho seguito tutte le puntate, grazie, davvero. Va bene, grazie. Quindi quest'anno tocca a me. Ok. Ciao Emma, un abbraccio. Ciao, grazie a voi. Alla prossima. Ciao. Radio Narba ti regala la